Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 5 a sabato 10 dicembre 2016. L'uomo che ha tentato di derubare Liam si scopre essere il reverendo che ha sposato Wyatt e Steffi. Wyatt è sconvolto e preoccupato che l'uomo non abbia depositato i documenti per registrare l'atto di matrimonio e racconta al padre le sue paure. Liam, al contrario, è al settimo cielo. Così Bill porta Wyatt in comune dove chiede che vengano verificati i documenti del matrimonio. Thomas chiede alla sorella se non si sia semplicemente accontentata con Wyatt, visto che il suo amore per Liam non svanirà mai. Ma lei ribadisce che anche quello che prova per Wyatt è vero amore. Con Liam sono successe troppe cose che neanche il tempo può cancellare. Wyatt le dà più sicurezza. C'è sempre nel momento del bisogno e lei sta benissimo con lui, ma, all'improvviso, la notizia che il suo matrimonio con Wyatt potrebbe non essere valido la destabilizza. Liam spera che il matrimonio tra Steffi e Wyatt non sia valido perché il reverendo che li ha sposati è un ladro. Invece è tutto regolare. Bill fa una chiacchierata con Liam e gli impone di rispettare il matrimonio del fratello. Ma intanto Liam ha già detto a Steffi che non intende rinunciare a lei. Thomas e Caroline parlano del figlio. Caroline lo ringrazia di essere così comprensivo, ma Thomas le risponde che è molto difficile per lui fare la parte del fratello. Ridge propone a Sasha di diventare modella per la linea di intimo della Forrester e propone a Zende di realizzare il servizio fotografico per la campagna pubblicitaria. Ma il giovane fotografo trova il dissenso di Nicole, scottata dall'esperienza passata. Bill mette chiarezza in famiglia esaltando le virtù del matrimonio e affermando con forza quanto sia importante rispettare la sacralità di questo vincolo. Peccato che una volta solo con Brooke, tutte le belle parole svaniscano. Liam ribadisce a Steffi di essere innamorato di lei. Nicole convince Zende a rinunciare al servizio fotografico della linea di lingerie assieme a Sasha. Steffi rientra a casa e trova Quinn che cucina il pranzo. Le intima di andarsene, ma la donna cerca di trovare un punto d'incontro per appianare le loro divergenze. Steffi è irremovibile e chiede a Wyatt di cacciarla di casa. Bill e Brooke si ritrovano e Bill cerca di convincerla a non rinunciare al loro amore. Brooke e Bill si incontrano di nascosto, nonostante la reticenza di Brooke che non vuole tradire la fiducia di Katie, Bill chiede a Liam di rispettare il matrimonio tra Steffi e Wyatt. Liam accetta il suo consiglio, pensando che è stato proprio il padre a dare il buon esempio, per il rispetto che lui ha sempre dimostrato nei confronti di sua moglie Katie. Anche Ridge chiede a Steffi di rispettare il suo matrimonio con Wyatt, pur nutrendo lei ancora dei sentimenti nei confronti di Liam. Liam scopre per caso la stanza segreta di Bill e trova sul letto un orecchino. Alasan lo sorprende e sostiene che quello sia l'orecchino di Katie, poi telefona a Bill e lo avverte dell'accaduto. Il servizio per la lingerie viene effettuato dal nuovo fotografo, Sax, perché Zende si è fatto da parte, ma Sasha non perde l'occasione di dire a Zende che lo vuole ancora. Ridge propone la pace a Rick e gli chiede di non lasciare la città, la cosa insospettisce Steffi.